salutone, un abbraccione dal vostro Italone e benvenuti in questo nuovo video. Saluta Biondo. Ciao! Ciao! A chi ciao? C'è sta pure il Biondo. Oggi parliamo, ragazzi, di un argomento serio. Poc'anzi, su varie testate, la web adesso sta impazzendo, è uscita una notizia bomba. Il presunto stupro di Neymar a una ragazza. Ma sti cazzi. Io premetto che tutto ciò che sto a dire io in questo momento è ciò che penso in questo momento della vicenda, perché ancora sono solo notizie trapelate di agenzia. Adesso ci saranno gli avvocati di Neymar che verranno a faccenda e dirò il mio pensiero, come la penso. Ragazzi, siamo nel 2019, succedono cose, tutti quanti stiamo sopra i social, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, tutte l'ambaravate, Twitter e così via. Allora, Neymar è stato accusato da una ragazza conosciuta sopra Instagram di essere stata invitata a Parigi da Neymar e poi stuprata in un albergo dal giocatore del Paris Saint Germain, giocatore da nazionale brasiliana che in questo momento si trova in ritiro per la Coppa America, e stupro perché era ubriaco, avrebbe stuprato. Fino a qua non c'è piove, non sta a piovere, in effetti c'è sta il sole, è vero Biondo che c'è sta il sole. Io premetto che secondo me tante ragazze, di queste ragazze che secondo me sono pure persone che ci sta sotto qualcosa di marcio, fanno queste manovre, secondo me, contro questi personaggi famosi, è successo pure a Ronaldo, altri VIP dello spettacolo e così via, che non farebbero per esempio col Pippo il Boscaiolo o Giovanni il Moratore. Perché? Una donna che va ad un appuntamento con un VIP, un giocatore plurimilionario, giocatore di calcio, secondo me già ci va con uno scopo ben preciso. Secondo me, perché non credo che un giocatore come Neymar, che potrebbe avere tutte le donne del mondo, va a stuprare una ragazza, non si sa l'identità che sia. Perché o sai le conseguenze che avrà un giocatore di questo livello planetario, che è tra i più importanti insieme a Ronaldo, Messi, Mbappé, così via, sarà. Questi personaggi sono planetari che muovono milioni di follower, milioni di tifosi e milioni di simpatizzanti. Io penso, oh, poi mi posso sbagliare, può essere pure vero che questo sia, che Neymar sia un assatanato, così via. Ma la mia supposizione è che questa qui vuole i soldi. Secondo me questa, come tanto, ha detto, oh, cioè prove che sono stato con Neymar, ma le faccio vedere, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, gli dico che mi ha violentato, perché se lo faceva con Pippo il falegname non ci faceva la denuncia, che ci prendi con quello. Invece con Neymar c'hai visibilità mediatica, diventi milionaria che forse sei una morta di fame o una di qualche agenzia o qualcosa che ti hanno messo là, ci può essere pure sotto qualcosa, ragazzi, secondo me ci può essere sotto qualcosa, perché non è possibile che questi calciatori siano tutti stupratori quando potrebbero avere il meglio. Poi può pure essere, possono essere pure malati di testa. E io non dico che le donne sono tutte esatte, però a me puzza. Mi sta puzzando strano, perché hanno detto qua possiamo tirare soldi, cioè facciamo anche tante prove. Dico che mi ha stupato. E invece è potuta essere consensuale, o è stata lei la stupratrice che ha stuprato il calciatore e ci è andata per i soldi. Può essere, perché tante volte, ragazzi, io amo le donne, le voglio bene, le stimo, odio la violenza, ma su certe tipi di cose voi siete un pochettino farsi. E non ditele no, perché tante lo fate con scopo, per
andare alla ribalta per farvi vedere, per sganciare i sordi, perché se avevo fatto violenza io, per Dio, a me che ci prendete? Niente. Oh, Italo ha stuprato una. Che ci prendete? Niente. Invece, sul Neymar, come è stato con Cristiano Ronaldo, è così, perché può essere pure che sti calciatori bevono, fanno e vengono presi da fuori e poi vengono messi nella tagliola da queste. Io dico, poco de buono, se è vero. Se poi è stata veramente violentata, tanto de cappello, e a questo... Oh, vedete, mandatelo in galera, fate quello che cazzo volete. Però io, secondo me, bionda, la pensi come me? Sì! Ah, eppure il biondo la sta a pensare così, guardate il biondino. Secondo me, questa... è una notizia per come si dice, che questa qui voi sordi, secondo me, questa presunta tutta violenta, appunto, se saresti stata una poco, una come si dice, una ragazza con la testa al collo, non saresti andata con Neymar. L'ha conosciuta dopo Instagram, si dice, se si erano incontrati a Parigi, poi se sta a dire che era ubriaco, sono andati in hotel, avrebbe violentato. Punto primo, se tu vai in hotel con un calciatore di quel livello, significa che ci vuoi stare. E non dirmi di no, che tu ci avresti avuto pure piacere ad andare a letto con Neymar, se è vero. Io sto a dire se è vero, perché ancora non si sa la dinamica giusta. Però il mio pensiero, potrebbe essere come milioni, o era solo, che c'è sta qualcosa... che questa persona approfitti della situazione per farsi notare, per farsi esordi, a meno che non è una milionaria pure lei, ma mi pare di no, e per farsi sganciare qualche centinaia di mila euro, qualche milioncino per chiudere la situation. Queste sono donne poche da buone che vanno con i VIP, con i calciatori, i cantanti, i modelli, i presentatori, gli industriali, non vanno certo con Pippo il boscaiolo o Giovanni il muratore o Italo il youtuber dei quattro sordi. Quindi io penso, io condanno la vera violenza sulle donne, però condanno pure le donne che hanno nel DNA, tante donne di queste, di poter fregare i maschietti e dire che sono state violentate, quando forse sono loro che violentano o fanno finta i maschi, approfittano. Perché esce sempre alla ribalta le donne che vengono violentate, ma voi sapete quante invece donne fanno la riversa situazione verso i maschi. Comunque ragazzi, vediamo gli sviluppi della situazione, adesso ci sono i legali che stanno a lavorare. Comunque io, è il mio pensiero fino a questo momento, lo ripeto, che sia tutta una montatura per avere visibilità a sta persona, pure per andare in tribunale, o magari trovare un accordo, dammi 1 milione di euro e chiudiamo la situazione, non mai violentato più. Che secondo me una che va con un VIP di questo livello lo fa con scopo per poter sganciare questo qui, sganciare sordi, e questa fare una vita da star e andare alla ribalta come nella VIP a fare serate in discoteca e così via. Ragazzi, io sono contro la violenza nelle donne, come sono contro nella violenza degli uomini, ma certe situazioni, come con Ronaldo, adesso con Neymar, con altri VIP, ci sono stati pure VIP che effettivamente hanno fatto i maiali, però non le approvo. A me mi puzza di bruciato, vero biondo? Sì! Pure il biondo sta di sì, che gli puzza pure a lui, pensate voi, guardate com'è bello il biondo. Oh, sembra pure a Neymar, eh! Quindi ragazzi, se voi la pensate per il momento come me e dubitate, perché io penso che Neymar sia un ragazzo, sì, ci avrà i suoi difetti, ma non penso che sia arrivato al punto che de violentà una ragazza che non ci voleva stare. Perché una che va in appuntamento e poi una che la conosce su Instagram, subito te piomba a Parigi in una stanza d'hotel e se fa fare il lavoretto, non penso, e poi va a dire che è stata violentata. Ma...
Ma vedremo gli sviluppi, quindi secondo me è una manovra, ci sarà pure qualcuno di sotto per magna magna, perché Neymar è un paperone, c'ha i milioni di euro e quindi secondo me questa vicenda verrà chiusa o si farà un processo solo per interessi economici e per avere ribalta. Se poi è vero che è stata violentata, porti le prove e diremmo che Neymar è un porco, ma a me ne puzza! Comunque, se questo tipo di video vi piace, condividete, lasciate un like, passate sotto in descrizione il maglio da calcio super, passate al logo del grafico, passate nella mia crew, in tutti i link in descrizione. Un salutone, un abbraccione dal vostro Italo Cuore giallorosso. Abbasso la violenza. Quindi io sono con le donne al 100%, ma non con le donne che cercano di avere la ribalta con cose fake, false, per avere i soldi. Ciao ragazzi, ciao a Ricchi, ciao, ciao biondo, ciao!